Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come da titolo e come spesso accade qui sul mio canale, appunto, oggi parliamo di un argomento che so interessare a molti dei miei iscritti, ovvero parleremo di digitale terrestre, questione molto in voga negli ultimi mesi a causa soprattutto dei famigerati switch off. Ne avrete sicuramente sentito parlare in televisione. Bene, ma come sempre, prima di cominciare, concedetemi di richiedervi il vostro consueto supporto iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina delle notifiche qua sotto, in quanto per me è davvero davvero importante. E se il video vi è stato quantomeno utile e di interesse, vi costa davvero poco. Bene, colgo anche l'occasione per ricordarvi di iscrivervi ai miei canali social, oltre al gruppo Telegram delle offerte tech, dove pubblico quotidianamente le migliori offerte tech scovate su Amazon, molti coupon sconto sempre per Amazon stesso, ed inoltre sempre per il mio canale Telegram sappiate che pubblico anche dei semplici buoni da spendere per il primo che se li aggiudica e che quindi li vede all'interno del canale Telegram come incentivo proprio a questa piattaforma. Spero che possa essere apprezzato, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Bene, le cose importanti ve le ho dette, quindi possiamo procedere con il video di oggi che, come anticipato, riguarda dei digitali terrestri che per chi è qui sul mio canale da un po', secondo me conosce, ovvero quelli dell'azienda Edision. Come sapete, questa realtà produce dei dispositivi caratterizzati dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo dico sempre perché quando si parla di questi decoder è un punto fondamentale da tenere a mente. Spesso leggo commenti che vanno a ricercare funzioni avanzatissime o perfezione in dispositivi che si caratterizzano per il loro prezzo di acquisto. Chiaramente poi spendendo di più si trova anche di meglio, ma è giusto contestualizzare sempre tutto. Bene, premesso questo, come sapete sul mio canale abbiamo già recensito e pubblicato guide dettagliate riguardanti la configurazione di alcuni decoder di questa marca. Per chi se li fosse persi, comunque ve li lascio qua sopra. Ed in particolar modo abbiamo visto i modelli Picco T265 ed il successore Picco T265 Plus, che sono stati tra il 2020 e il 2021 i dispositivi cosiddetti apripista dell'ottimo successo dei dispositivi di questa marca, tanto che appunto l'azienda è uscita con altri modelli che vedremo proprio in questo video. In modo particolare, come da titolo, vedremo i modelli T265 Pro, Nano T265 Plus e Ping T2-C. Ho deciso di unire tutti questi modelli in un unico video e non splittarli in più video per il semplice fatto che a livello di configurazione, grafica e funzionamento sono praticamente identici a quanto già visto nel dettaglio nei modelli passati qui sul canale. Pertanto vi rimando comunque a quei video se necessitate di un dettaglio maggiore. In questo video invece andiamo quindi a vedere le principali differenze, funzionalità e caratteristiche che contraddistinguono questi modelli specifici. Bene, partiamo con il modello Edision T265 Pro, che come intuibile dal nome è la nuova versione del modello T265 Plus già recensito. I modelli sono molto simili e anche questa versione Pro presenta un ricevitore DVB T2-C H265 a 10 bit, compatibile ovviamente con gli attuali standard del digitale terrestre. Rispetto ai modelli precedenti presenta qualche differenza nel design, come vedete, oltre ad un chip microprocessore e RAM più aggiornati, che si traducono quindi in una migliore risposta in termini di velocità del software e quindi una migliore esperienza d'uso. Questo modello viene fornito come sempre con manuale d'uso, adesivi 3M per eventuale installazione, telecomando comprensivo di pile, alimentatore USB, e questa è una differenza rispetto ai modelli precedenti, ricevitore ad infrarosso esterno in caso di necessità in base alle proprie installazioni. Anche questo modello presenta frontalmente un display illustrante orario, canali e funzione del dispositivo, tasti frontali per i principali comandi. Lateralmente invece troviamo una presa USB utile per il collegamento di chiavetta USB o adattatore Wi-Fi che poi vedremo nel dettaglio, oltre al jack per il collegamento della prolunga di infrarossi citata poc'anzi. Posteriormente troviamo invece il collegamento per l'antenna, ovviamente, una uscita audio, uscita video tramite SCART o HDMI ed ovviamente l'ingresso 5V per l'alimentazione del decoder. Quindi, come vedete, bene o male le periferiche sono le medesime viste nel dettaglio dei video scorsi. Come sempre qui sul canale, per aiutare tutti, rivediamo velocemente come procedere alla sua installazione e configurazione, che poi, come vedremo, sarà in comune anche con gli altri modelli.
Per prima cosa dobbiamo quindi attaccare il connettore di alimentazione che, come avete visto in questo modello, è in realtà un alimentatore USB stile cellulare per intenderci, che quindi ovviamente andrà collegato ad una presa muro. Successivamente andremo a collegare il cavo HDMI per l'uscita video ed ovviamente il cavo bianco dell'antenna che probabilmente voi potreste avere ora collegato ad una vecchia TV. Fatto questo, anche dall'altro lato ovviamente procediamo a collegare il cavo HDMI o scarto ovviamente in base alla vostra TV. Una volta collegato il tutto vi consiglio di collegare fin da subito l'adattatore USB se l'avete, altrimenti vi lascio qua sotto tutti i link per l'acquisto. Ovviamente parlo dell'adattatore USB Wi-Fi in modo tale da predisporre già il dispositivo ad una delle azioni prioritarie dal mio punto di vista da affrontare appena accendete la prima accensione del dispositivo, ovvero l'aggiornamento software. Bene, fatto questo e dopo ovviamente aver inserito le pile nel telecomando, procediamo con l'accensione del decoder dopo aver selezionato sulla TV la sorgente video collegata, nel mio caso ad esempio HDMI. A questo punto faccio una piccola premessa che vale per questo modello ed anche i successivi che vedremo, ovvero che per questo video e queste prove sto utilizzando in realtà una TV collegata ad un'antenna esterna, le cosiddette antenne da campeggio per capirci, che ho in test, quindi ho approfittato per fare delle prove e un video unico. Quindi se dopo la sintonizzazione che faremo vedete che manca qualche canale, il motivo è semplicemente questo. Questo decoder, così come gli altri già recensiti, dispongono di un ottimo ricevitore di segnale e quindi da questo punto di vista non ci sono problemi e neanche novità. Ovviamente comunque fate sempre riferimento ai video passati citati prima se necessitate ulteriori dettagli o verifiche. Bene, ma torniamo alla nostra accensione, dove per prima cosa dovremo selezionare la lingua e successivamente, prima ancora di procedere con la sintonizzazione e configurazione, vi consiglio di aggiornare l'intero software del decoder. Per fare questo, come anticipato, potete utilizzare l'antenna Wi-Fi per collegarvi direttamente ad internet, fra poco vedremo come nel dettaglio. Oppure potrete anche aggiornare il tutto tramite una semplice chiavetta USB salvandoci sopra il file di aggiornamento scaricabile dal sito del produttore. Comunque eventualmente per questo o altro supporto scrivetemi tutto qui sotto nei commenti che io rispondo a tutti. Vediamo quindi come aggiornare tramite il Wi-Fi. Bisognerà prima di tutto collegare il nostro dispositivo alla rete Wi-Fi di casa nostra. Per farlo andiamo in Media Menu, Impostazioni di rete. Clicchiamo, come vedete, il tasto funzione rosso che avvierà la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili. Fatto questo, selezioniamo la nostra rete di interesse, accediamoci se necessario con la password, mi auguro di sì, clicchiamo su OK ed ecco che il decoder è adesso collegato alla vostra rete domestica. A questo punto andiamo in Sistema, Aggiornamento, selezioniamo Online, vedete che qui è disponibile anche USB nel caso visto precedentemente senza connessione Wi-Fi. Ad ogni modo, dopo aver selezionato online, come vedete il decoder ricerca ed eventualmente trova un aggiornamento disponibile. Tasto rosso ancora per selezionarlo, consiglio di cliccare Software e Loader, per questo vi ho detto di aggiornare il decoder prima di ogni altra cosa, altrimenti dovreste poi rifare tutta la procedura. Attendete quindi il termine dell'aggiornamento e come vedete il decoder si riavvierà. A riavvio ultimato ripartiamo a selezionare la lingua ed ora siamo invece pronti ad effettuare la sincronizzazione dei canali automatica ed a utilizzare il nostro dispositivo. Andiamo quindi su Installazione, selezioniamo DVB T2, selezioniamo la regione, mettete pure sia il tuner che LCN su ON, cliccate su Ricerca Auto, selezionate in chiaro con priorità HD ed ecco che cliccando su OK verrà avviato il processo di sintonizzazione. Bene, attendiamo il termine della procedura e come vedete dovreste avere già tutti i principali canali nell'ordine corretto. Se così non fosse, sarà sufficiente cliccare su Menu, Canale, Organizza canale e come vedete in questa sezione è possibile prima di tutto vedere tutti i canali sintonizzati ed eventualmente riordinarli a vostro piacimento. Bene, so che queste cose le avevamo già viste anche nei video passati, però ci tenevo a rivederle ancora, quantomeno con uno dei tre modelli di questo video. Bene, le funzioni basilari del decoder sono queste e già così il decoder è a posto e potrebbe essere sufficiente alla maggior parte degli utilizzi. Ad ogni modo, sfruttando comunque questo modello Pro,
vediamo anche altre funzioni e particolarità disponibili su questo modello. Prima di tutto, andando in sistema, è eventualmente possibile spegnere o impostare un timer per il decoder, oltre ad assegnare eventuali scorciatoie per i tasti funzioni del nostro telecomando. Ovviamente in orario possiamo anche sistemare l'ora se è incorretta. Vi segnalo inoltre che se schiacciate il tasto OK mentre guardate la TV, vi comparirà la lista canali dove è peraltro possibile effettuare delle ricerche inserendo il nome, oppure configurare e visualizzare eventuali gruppi di canali preferiti. Ed inoltre ancora, cliccando sul tasto funzione bianco del telecomando, è possibile switchare tra le varie modalità e liste dei canali. Tutto questo ovviamente è soggettivo, ma considerate, come vedete, che tutte queste modalità sono al 100% personalizzabili, il che rende il decoder assolutamente malleabile ai più disparati usi. Vi segnalo inoltre ancora, sempre mentre guardiamo la TV, che cliccando sul tasto EPG è possibile accedere ad una vera e propria guida TV. Questa funzione è davvero utile, ben fatta ed in continuo miglioramento da parte dell'azienda. Inoltre, all'interno di questa modalità, schiacciando il tasto funzione verde denominato opzione, è possibile cambiare la modalità ed estensione di questa guida TV. Come vedete, questo menu è davvero ben fatto e dettagliato e io personalmente lo ritengo anche molto utile. Proseguendo sempre nel menu media ed internet del dispositivo, è possibile programmare la registrazione dei canali su una periferica USB. Per fare questo ovviamente è necessario togliere l'antenna Wi-Fi ed inserire una memoria USB su cui salvare. Anche questo passaggio l'abbiamo visto nel dettaglio nei video scorsi. Rimanendo invece collegati ad internet tramite la nostra antenna Wi-Fi, potremo accedere ad una versione basica di YouTube, come vedete, ed anche un'applicazione meteo dove ovviamente è possibile inserire e scegliere la località di interesse. Come detto precedentemente, abbiamo la possibilità di inserire una memoria USB lateralmente per poter, per esempio, vedere eventuali file interni salvati dal computer, quali musica, foto o video, oppure ancora accedere ad eventuali registrazioni effettuate manualmente premendo il tasto REC sul telecomando proprio di questo decoder, oppure registrazioni che sono state programmate con l'apposita funzione disponibile. Ovviamente prestate attenzione alla memoria utilizzata in quanto le registrazioni video occupano molto spazio. Infine, direttamente per quel che concerne altre funzioni disponibili, ricordo il tasto rapido dedicato sul telecomando allo switch tra TV e radio, molto utile, oltre alla nota possibilità di programmare i tasti azzurri del telecomando con quelli della nostra TV, in modo da poter utilizzare un solo telecomando per tutte le principali funzioni. Per quest'ultima possibilità, dato che l'abbiamo già vista davvero nel dettaglio nei video precedenti sul canale, vi rimando sempre a quelli, dato che la procedura è identica. Bene, ci ho tenuto a rivedere nel dettaglio tutte le funzioni appena descritte, proprio perché sono identiche anche per gli altri due modelli che vedremo ora, sia in termini di funzionalità che in termini di configurazione. Passiamo quindi a vedere la prima alternativa, che è il modello Picco T2C. Questo modello, come vedete, presenta delle sostanziali differenze rispetto alla famiglia Picco che abbiamo sempre visto qui sul canale, non solo dal punto di vista estetico, che come vedete presenta dei tasti frontali aggiuntivi, è fornito addirittura di due prese USB che sulla base di quanto visto ci permettono di collegare sia l'antenna Wi-Fi che una chiavetta USB, e proseguendo troviamo posteriormente e lateralmente l'aggiunta di una presa Ethernet per il collegamento di rete via cavo, cosa da non sottovalutare se il dispositivo è anche nelle vicinanze del vostro modem, perché questo vi permetterebbe di mantenere libere ben due prese USB aggiuntive. Infine troviamo anche l'aggiunta di un jack RS232. È chiaro quindi, già dall'esterno, capire che tutte queste periferiche aggiuntive necessitano di una potenza hardware superiore e pertanto vi confermo che a parità di ricevitore digitale, sul quale appunto non mi dilungherò, questo modello presenta una potenza e delle funzionalità aggiuntive rispetto ai modelli visto fino ad ora. Oltre alle periferiche aggiuntive già citate, troviamo quindi in aggiunta la possibilità di lettura di schede SD, oltre ad applicazioni aggiuntive lato software, relative allo streaming e alle note IPTV, per chi sa cosa sono,
E qui però mi tocca segnalare, perché non so per quale motivo, alcune di queste IPTV in realtà sono dedicate, diciamo, a contenuti per adulti, diciamo così, o comunque sono note per questo. Quindi attenzione alla configurazione del parental control se acquistate questo modello, in attesa di aggiornamenti da parte dell'azienda. In ogni caso, non andrò in questo video a vedere un'eventuale configurazione delle applicazioni di IPTV. Quindi nel caso, se necessitate di supporto, scrivetemelo sempre qui nei commenti, che in generale ricordo di prestare sempre attenzione ad utilizzare sorgenti IPTV legali ed in chiaro. Chiusa questa breve parentesi, la disamina del decoder resta la medesima già effettuata precedentemente. Come vedete, anche se il menu presenta un design differente, vi confermo che anche questo modello funziona bene. Le funzioni sono sempre le stesse e per riassumere vi posso dire che questo modello e il modello Pro visto precedentemente sono nella famiglia quelli con la più piacevole esperienza d'uso in termini di scorrevolezza, menu e velocità generale. Bene, infine vediamo l'ultimo modello del confronto, che è il simpatico T265 Nano Plus, che come intuibile ha come caratteristica principale la compattezza d'uso, che ci permette di collegarlo dietro la TV come fosse ad esempio una Fire Stick di Amazon, e quindi potrebbe soddisfare quelle esigenze di installazione che sono soggettive in tutti noi. Chiaramente questa compattezza d'uso porta con sé dei sacrifici in termini hardware, che quindi come vedremo rendono necessari collegamenti leggermente diversi dal solito. Prima di tutto l'antenna va collegata direttamente a questo piccolo decoder, che per ovvie ragioni non presenta però un ingresso HDMI o SCART. Infatti questa chiavetta va inserita direttamente nella presa HDMI del vostro TV. E qui intuiamo già la prima caratteristica di questo dispositivo, ovvero che se necessitate di una presa SCART perché il vostro TV dispone di quella, purtroppo questo modello non fa per voi probabilmente. Inoltre attenzione che questo modello non presenta neanche un ricevitore ad infrarossi interno e pertanto il collegamento di quello esterno è d'obbligo. Ricordo che serve per poter utilizzare il relativo telecomando. Anche il collegamento alla sua rete di alimentazione è leggermente diverso, in quanto si autoalimenta dalla presa USB del vostro televisore. Come vedete, infatti, il cavo fornito presenta una presa USB maschio, appunto da collegare alla TV, ed una presa TV femmina per il collegamento delle consuete periferiche già viste, quali ad esempio antenna Wi-Fi e varie memorie USB. Ecco, premessi questi punti, per il resto il mini decoder è identico ai modelli visti precedentemente, ed in particolar modo alla famiglia Picco. Chiaramente è meno veloce dei modelli visti precedentemente, quali il Pro e il T2C, ma vi dirò che utilizzandolo in realtà nulla di fastidioso, anzi è un'ottima soluzione. Bene, quindi tirando le somme, cosa dobbiamo dire? Allora, per prima cosa, in generale, a mio parere, ricordatevi che stiamo parlando di decoder, che nella maggior parte dei casi serviranno per intervenire in soccorso di vecchie TV che non dispongono di un digitale terrestre interno moderno e in linea con gli attuali standard richiesti. Questo significa che la funzione principale ed essenziale di questi dispositivi è quella di ricevere i canali della TV, e questo tutti lo fanno bene, pertanto il mio consiglio è semplicemente quello di prendere quello che trovate al minor prezzo. Io vi lascio qua sotto in descrizione al video tutti i link per tutti i modelli che abbiamo visto sul canale, e alternativamente vanno in offerta su Amazon, prima uno poi l'altro, dipende. Quindi il mio consiglio è quello di prendere quello che più conviene per quanto riguarda il prezzo. Considerate che mediamente i modelli T265 base e plus vanno dai 20 ai 30 euro, il modello Pro ci attestiamo all'incirca sulle 35 euro, quindi 5 euro in più, il modello Ping si attesta invece sulle 40 euro. Ed infine il nano portatile, anch'esso sulle 30 euro. Quindi una forbice di prezzi che in realtà è molto ridotta, che va mediamente dai 25 ai 40 euro, all'interno del quale troviamo l'intera gamma vista, che presenta quelle poche differenze da me descritte. Chiaramente, se il budget ve lo permette e non avete particolari esigenze di installazione che necessitano del modello nano, per intenderci, vi consiglio ovviamente di dirigervi verso il T265 Pro o il Ping T2C. Ma ripeto, i decoder a mio avviso devono fare i decoder. Tutti registrano se serve, mentre per tutto il resto ci sono le smart TV, le TV box e tutte le varie stick di Google o di Amazon, che sono tutt'altra cosa. Quindi vi consiglio di non assimilare questi dispositivi
a TV box o simili. Bene, io come sempre spero che questo video vi sia stato utile. Io come sempre ho cercato di condensare le maggiori informazioni possibili in maniera chiara per tutti, quindi se apprezzate il mio lavoro vi rammento di aiutarvi iscrivendovi al mio canale ed attivando la campanellina delle notifiche. Oltre, cosa importantissima per me, a lasciarmi un semplice like al video, che purtroppo è davvero fondamentale per me per come lavora l'algoritmo di YouTube. Ovviamente, come sempre, resto a disposizione nei commenti qua sotto, in quanto vi ricordo che rispondo nei limiti del possibile sempre a tutti. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!